Silver. Eccolo là. Oh, allora, no, che parliamo di calcio? Un attimo, perché qui parliamo di calcio, ma stiamo trascurando e dimenticando un grande evento sportivo che si sta avvenendo in questi giorni, ovvero il Giro d'Italia. È vero o no? Allora, beh, non preoccupatevi, perché anche uno che doveva partecipare si stava dimenticando. Infatti ha detto, allora, la bici è a posto. Allora bisogna che mi ricordo che domattina devo andare al Giro d'Italia, magari mi faccio un nodo da qualche parte. Infatti così ha fatto, capito? Comunque già alla partenza c'era qualcosa di strano, e infatti c'era un intruso. Non ho capito cosa ci faceva lui lì con la moto da cross, però comunque era lì in mezzo. Ma è stata una gara caratterizzata dai furti. Ne sa qualcosa Mutti, che era lì che stava pedalando, e proprio nel bel mezzo di una curva a un certo punto, puff, e gli è sparita la bici da sotto. Oh, cioè, incredibile, guarda. Cioè, proprio così, ma dei radari bravissimi, eh. Pensate che anche il gruppetto di coda che stava inseguendo era lì, che andava tranquilli, tranquilli, a un certo punto anche loro, puff, gli è sparita la bici da sotto. 5 bici in colpo solo. È una cosa incredibile. Ne sa qualcosa, ad esempio, anche Brini che stava andando e si è accorto che gli avevano fregato il bullone della ruota davanti, anche lui poverino. Insomma, veniamo alla cronaca, perché già al 20° minuto i più piccoli hanno dovuto lasciare il posto ai più grandi, logicamente, perché insomma andavano più forte, e diciamo che al 25° Finelli cercava di prendere una scorciatoia mentre il gruppo si fermava per una sosta tecnica, qualcun altro invece cercava di andare avanti lo stesso senza fermarsi perché voleva arrivare primo, e al 40° uno scatto bruciante di Babini veniva giù dalla montagna, ma che però nulla poteva contro lo strapotere del grande vincitore, ovvero un certo Schumacher, che vinceva in 44 minuti e 20 secondi, praticamente tre quarti d'ora, cioè in pratica è poi il tempo che ci vuole per fare tutto il giro del paese, ovvero il Giro d'Italia. Silver, non è normale. No, non è normale, anche il giro. Anche il giro. Anche il giro. Complimenti, torniamo. Bene, a parlare di calcio, abbiamo un salotto bello, pimpante, giovane, allora andiamo a sentire da loro che